L'imprenditore di Bivona, Ignazio Cutrò, testimone di giustizia, scrive al vice ministro Bubbico: pronte le valigie, la mafia ha vinto, l'intervento di Confartigianato. E la mia azienda ormai è arrivata al flagello, siamo alla distruzione. Quindi ho anche altre volte Ignazio Cutrò è stato pronto all'esilio forzato dalla Sicilia. La sua è sempre stata una partita giocata fino all'ultima goccia di sangue che avrebbe versato se avesse venduto anche un rene per giocare ancora. E nel novembre 2010 pubblicò una inserzione su internet, l'offerta di un rene per rimediare al collasso economico. Le banche lo inseguono per il pagamento dei debiti e lui dal 2008 non lavora più, nessun appalto pubblico o privato. Ignazio Cutrò da Bivona, testimone di giustizia, forse maledice il giorno in cui ha saltato il fosso e si è schierato dalla parte dello Stato, perché forse e purtroppo è stato un salto nel vuoto. Ignazio Cutrò ha scritto una lettera al viceministro Filippo Bubbico, presidente della Commissione Centrale di Sicurezza. Cutrò si rivolge così: a Bivona vince la mafia, i miei figli sono stati costretti a rinunciare agli studi perché le istanze per il mantenimento sono state respinte, le valigie sono preparate per la partenza, ho tentato di lavorare ma tutto ha remato contro, le pratiche dei danneggiamenti e della perdita economica dell'azienda sono insabbiate, il mio è un esempio negativo, ecco ciò che accade ad un testimone di giustizia e alla sua famiglia, la mia azienda è in vendita, vendo e poi fuori, lontano dalla mia terra. Lo Stato e le istituzioni non hanno risposto, dalle telecamere di sorveglianza non adeguate al non avere percepito alcun sussidio o contributo, nonostante la mancanza di reddito per la non attività dell'azienda. È impossibile una vita normale. Francesco Giambrone, presidente di Confartigianato Agrigento, ha letto la lettera di Ignazio Cutrò, è preoccupato e rilancia. In una provincia già povera di lavoro, avara di iniziative e dura con i nostri imprenditori, è impensabile perdere un simbolo della lotta contro la mafia come Ignazio Cutrò. Il prezzo sociale da pagare sarebbe troppo alto. All'imprenditore Cutrò, dopo l'ennesimo taglio della luce e del gas, rischiamo che gli si porti via anche la speranza. Ci appelliamo alle istituzioni che in maniera forte e celere diano risposte e soprattutto soluzioni.